Il gran giorno è arrivato. Bella dose di avena. Per me è un onore conoscere il mio hater numero uno. Ciao ciao. Spagnolino. Andiamo, andiamo. Milano? Perché la riprendo? Mi dici qualcosa ai miei amici di YouTube? No, ma ti sei guardabile. Ma anche la sera sei guardabile. 7:40, tengo il treno. Sono le 7:29. È tardissimo. Ce la faremo. È un cattivo. Sana viaggi. E che viaggi. Forte, guarda, se viaggio, no? È migliore in circolazione, eh? Ma io non mi pensavo stamattina. Sai cosa sta succedendo? Ok. Perché stai nervoso? C'è una macchina. Pillo, oh. Mo per dimmi il treno. Ma già l'hai perso. Striscia continua a terra, non sarà piace che se passi. No, vedi, c'è. No. No, no. Sei, basta. Ah. Civita. Sei. Ah. Ah. 7:40. Ma ci ho perso il treno. No, io se lo faccio sto video. Corriamo, voglio, è tardissimo. 209. Si parte. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, ma ce l'ho fatta. Dopo vi spiego perché. Non mi dalle. La gente mi prende per pazzo, cioè, ma questo parla da solo. Parla da solo. Scherzo. Mamma. Mamma mia, mi viene a pigliare. L'ho perso. Dice, ma metti la sveglia, metti la sveglia. Non hai messa sveglia, guarda. Fino a me. Ma perché ci sei? Ma, mamma. Siamo a Firenze. Ah, lasciamo uno spuntino con le gallette. La galletta volete, ra? Ah. Scusa, non mi sento bene. Ho mal di pancia esagerato. A cagarello mi sta marendo. No, sei per colpa tua, cagarello. Ah, c'è da dire, un bagno pulitissimo. Una tazza del gabinetto pulita. E una delle 7:40 è partito. E come è fatto a prendere il treno? Questo è un altro treno. È un treno che va a Torino. E ringrazio a coloro che lavorano a Freccia Rossa, non è nessuna pubblicità, che mi hanno cambiato il biglietto. Grazie, raga, vi amo. Poi dicono che i servizi in Italia non funzionano. Invece i treni partono 7:40, precisissimi, numeri uno, però ferma a Milano. Ma non ci sta carta igienica. Ma come cazzo fai? Cazzo fa sto coltino di merda. Porca puttana. Perché non te lo maffa culo? Così stanno tutti quanti per lì. Tocchi la pancia, che vuol dire? Se ne vuoi un compagnino con questo. Andiamo, vado a prendere in bagno. Andiamo a Milano. Oh mia bella madonnina. Grazie alla grazie a Dio e grazie a quel signore Freccia, signore Freccia Rossa, che ha cambiato il biglietto. Grazie a lui. Siamo arrivati. Comprate la carta igienica, però, però numeri uno. Se vi dico una cosa, non mi crederete. Sono con 10 euro, no, con 5 euro addosso. Stamattina ho fatto le corse, avete visto, no? E mo devo prendere la metro, devo andare da Romolo. Romolo e Remo. Come faccio? Me lo paga Omiatol o me lo paga Riccardo? Facciamo una cosa, mo chiamiamo Omiatol, vediamo che dice. Ha un problema. Mi dica. Fra, io non tengo soldi per la metro. E guarda, se riesci a Garibaldi, se non nessuno ti vede puoi scavalcare il tornello. Ma sei proprio un ribelle, fra, ma come scavalco? Perché, allora io faccio una cosa, io ti posso fare il biglietto, ok, dal telefono. Sì. Ti mando lo screen del codice QPR, che è quel quadratino. Ok. Cioè, ci sono uno o due tornelli in cui puoi metterlo. Ok. Al massimo, ok, chiedi al controllore. Ok, fra, me lo mandi adesso? Sì, te lo mando adesso. Grazie mille, Omi. Ciao. Me lo paga lui! Via Medeo, sono peggio di loro, sprocco più di loro. Ah, e anche il biglietto per Milano me l'hanno pagato loro. Mica venivo da pagavo io. Ciao, Radogna! Belli. Un barese, un napoletano al nord. Al nord. Possiamo farci un film. Ma Napoli è più bella però. Napoli è base più bella di Milano, no? Cioè, ma è per il sole, capito? Creiamo un altro po' di dissing. No, vabbè. Dissing. Viva l'Italia, viva l'Unione, viva la pace, viva l'amore, viva anche il sesso. Sempre. Eccolo il biglietto, aiuto, me l'ha fatto Omiatol. Clicchiamo, vediamo se è vero. Ah, vediamo. Eccolo il biglietto, eccolo il biglietto, grande Omi. Scrocco sempre, ciao, vediamo se funziona. Qua si mette? No, qui. No, qui, dove si mette?
Dove si mette? Qua. Dove? Là. Qua. Non va. Oh, mi ci vuoi fregare? Oh, mi. Niente, non va. Facciamo i napoletani. Facciamo i napoletani. Funzionava? Sì, sì. Funzionato, raga. Funzionato. Grazie, raga, comunque. Io la foto a Riccardo. Ma la foto che sta arrivando. Vai, vai. Fate che le viva, vedete? L'hai inviata, Riccardo Dose. Ragazzi, vado qui con una pace cartaginese, perché sono io che ho vinto. Non è vero, raga, è una pace per i napoletani, vai, anche a Milano. Ciao ragazzi, salve. Ciao, come stai? Benissimo, Fra, tu come stai? Ciao, grazie per il biglietto. Piacere, Nick. Ciao, piacere. Ciao, piacere. Nick, a posto? Allora. Iniziamo? Siamo pronti? Io sì, e voi? No, sì. No, non siamo pronti, raga. Andiamo. Giuseppe. Salve. Dove farai la live? Dove la farò la live? Va qua dentro. Mi hanno rinchiuso qui dentro perché non posso vedere ancora Riccardo Dose. Guardate com'è bello questo studio. Guardate com'è bello. Grazie. E la GoPro. Allora, creiamo un architettino qualcosa. Architettina. Come sei, Riccardo Dose? Andiamo, voglio scherziamo un po', per la leggera. Sei ansioso come spettatore? Sì. Figuriamoci tu. Io non ho l'ansia, perché io ho la ragione. Andiamo, facciamo a divertirci. Pronti? Tra poco lo fammi. Rossana, viaggi. E che viaggi. E che viaggi. Ok, possiamo... Entrate. Con due pacchi troppo grossi nel back del giorno. Già iniziamo così, ragazzi, non iniziamo bene. Non iniziamo bene, non iniziamo bene. No, 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 me la devi rifare. Guarda MMA, guarda MMA. Iniziamo bene, dai. Lui avrà ragione, lui, perché... Mi trovo con... Chi ha ragione? Io. Vabbè, a Napoli c'è la ragione dei scemi. Ah! Parole dure! Ragione te l'ho data fin dall'inizio. Mi hai chiesto scusa. Ti ho chiesto scusa. Però non hai chiesto scusa a tutti quanti. A tutti quanti chi? A mia mamma. A mia mamma, la chiamo in diretta, ti chiedo scusa a mia mamma. Mi stava suggerendo qui. Perfetto. La chiamo mo, per favore. Chiamo per attività. Perché sta a me... chiamando la madre. A me chiamata da casa. Toccatemi tutto, toccatemi me. Abbiamo mamma la sigla del milionario. A pecora, okay. A pecora. Come che si chiama? Rossana Viaggi la chiami. La mamma. Viaggi di cognome. Viaggi sì. Perché Viaggi si chiama. Manuele. Per favore, mi passi un attimo mamma, siamo un attimo... Mamma, c'è una persona che vuole farti le scuse. Grazie. Mamma, no. Vedi, non le vuole neanche lei, dai. No, no, ma, mamma. Non voglio scusare nessuno. La pecora è la stessa. Però mi sento un attimo caldo. Posso togliermi la felpa? Sì. Io, dato che sono il tuo hater, mi dispiace. Sono il tuo fan dispiace, numero mi uno. Microfono. È una sua. Sto male. Sì, ma... Quindi, mo, togliti la maglia. Ma io la tolgo, cioè te la alzo, non ho problemi. Okay. Inserite parolacce. A casa gli attrezzi, sì, quelle cose là. Sì. La gara di fessioni. Dai, così ci scusiamo, ma così. Ma è normale che mi batti. Ma non, no, ma non ne farà mai facciamo più di te. Dici a testa, vai per giocare. Contare. Fa più di me. Una bella fotina. Fatta. Puoi dire in camera. Ciao. Ah, quindi siete diventati amici. Con tutta la questione, ragazzi. Ragazzi, abbiamo chiarito finalmente. Abbiamo trovato un punto d'incontro. E diciamo no al cyberbullismo. No al cyberbullismo. Diffondiamo amore, amore, amore. E saliamo oggi. Milano! Ora ci vorrebbe. Questo gesto dicono porti fortuna. Noi proviamolo, ma. Ole, oh, gratta e vince, andiamo. Ciao Fra. Colosseo! Torre di Pisa! Fratello di Koulibaly, no al razzismo. Malissimo. Napoli, sono arrivato, tra poco voglio mamma. Poi sti bastardi di Omiadol, Riccardo, mi hanno fatto il biglietto per Napoli a Fragola e non Napoli centrale. Quindi mamma è venuta la fragola per colpa vostra, bastardoni. Però che figata di stazione, eh? Mamma mia, bellissima. Dov'è mamma? Ma certo gli voglio dare. Ma come faccio? Muovi da qualcuno. Scusi, grazie a questo signore, ho fatto la telefonata. Grazie ciao, mille, ciao. Buona serata. Rossana Viaggi! Sono tornato. Allora.
stamattina? Ci vediamo stamattina, stavi nervosa. Un bacio a tuo figlio, sono arrivato. No, no, ok. No, ok. Ciao ragazzi, il vlog finisce così. Ma mezzanotte mi sta cucinando. Rifondiamo. Amore, 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 amore. E che viaggi.